Venezia Volley chiude vincendo questa prima fase, anche se stavolta forse è stato quasi per forza d'inerzia questo successo, forse mancava qualche stimolo, ma io direi che tutta questa prima fase è decisamente positiva, che è da commentarsi e tracciarne un bilancio. Sì, assolutamente, la prima fase può considerarsi conclusa in maniera molto positiva da parte di tutto il gruppo. L'abbiamo affrontata bene, intensamente, agonisticamente, soprattutto all'inizio, anche dove avevamo qualche mancanza sempre per le problematiche legate al Covid, e le ragazze hanno dato sempre il massimo e abbiamo chiuso a pieno punteggio. Ovviamente nella parte finale, come quest'ultima partita di sabato, è mancata un po' di agonismo, è mancata un po' di intensità di gioco, anche perché comunque era palese che, sapendo di essere già qualificati alla fase playoff a punteggio pieno, è mancato qualche stimolo. Non dovrebbe mai essere, anche se c'è sempre il massimo rispetto dell'avversario, però io pretendo dalle ragazze che ci sia sempre la massima spinta ad affrontare ogni partita, anche se non ha un'influenza diretta sulla classifica, ma proprio perché serve per allenarsi alle prossime partite. Ora un po' di cultura, cos'è che esattamente vi aspetta nella seconda fase che tra poco partirà? Sì, la seconda fase ci aspetta praticamente un girone di partite da svolgere in sola andata da 9 squadre, ossia le prime 3 classificate dei 3 gironi, partendo però da una classifica avulsa che terrà conto dei punti già fatti con le squadre appartenenti al proprio girone, al primo girone. Nel nostro caso la classifica sarà già riempita con i risultati fatti tra noi, l'ADMO e il Casarza, quindi ci vede in condizione di maggior favore partendo già da 12 punti acquisiti.